quale cose si fanno serie. C'è un popolo di YouTube, di Tommaso Barzellini, insomma quello che è. C'è un popolo di YouTube. Allora, oggi praticamente ho la febbre, vabbè, mi sta passando, ragazzi, mi sta passando, quindi non rompi. Allora, oggi a grandissima richiesta è arrivata la sorpresa che praticamente è arrivata lunedì, però lo faccio il video oggi, che praticamente sarebbe il video che dovevo scattare il pacco, vabbè, non perdiamoci in detto. E è arrivata la sorpresa, allora, ragazzi. La sorpresa è questa, però questa è di mesi futuri, che non è questa, bensì è quella proprio mia personale. Ora questa è spenta perché praticamente qui adesso non la finisco, ma anche iscrivervi al canale Tommaso, vabbè, vi lascio qua sotto in descrizione, ragazzi, non vi preoccupate, e non perdiamoci in chiacchiere, parliamo con Alexa, scusa. Quindi questa qua è Alexa. Ora ho messo il muto perché sennò ogni volta che dicevo Alexa era un problema, e ora andiamo a vedere se Alexa ci dice qualche informazione che magari vorrei. Qua e partiamo. Alexa, che ore sono? È mezzogiorno e 16 minuti. Alexa, cosa posso mangiare per pranzo? Spero qualcosa di buono e nutriente. Però, se vuoi qualche suggerimento culinario, basta dirmi, Alexa, suggeriscimi una ricetta. Alexa, suggeriscimi una ricetta. Ok, ecco già lo zafferano. Ho trovato le seguenti ricette. Baci di dama, gnocchi con salsiccia e mele, piesalata, flan di grana con funghi finferli, cotolette di spinaci, panini alla birra, red velvet cake, zuppa di mais, spiedini di salsiccia e pancetta. Alexa! Cosa vuoi cucinare? Un cazzo. No, Alexa, allora, come va? Petto di pollo all'arancia è una ricetta per 4 persone, di difficoltà bassa. Alexa, io sono uno. Ti racconto brevemente come preparare insieme una ricetta. Alexa, come... A presto. Trovi tutte le ricette sull'app di Giallo Zafferano. Alexa, conosci te YouTube? Mi dispiace, non ho ancora avuto il piacere di fare la sua conoscenza. Alexa, conosci Anthony Francesco? Mi dispiace, non ho ancora avuto il piacere di fare la sua conoscenza. Alexa, conosci Anthony Di Francesco? Anthony Di Francesco è uno youtuber con 1.100.000 iscritti. Da quando ha creato il suo canale, il 16 gennaio 2015, ha ricevuto 192.467.552 visualizzazioni di 315 video caricati. Ah, Alexa, cosa posso mangiare per pranzo? Spero qualcosa di buono e nutriente. Alexa, però, se vuoi... Che tempo fa a Pontassieve? A Pontassieve, Italia, la temperatura è di 13 gradi Celsius, con rovesci. Per oggi sono previste nuvole e rovesci, con una massima di 13 gradi e una minima di 9 gradi. Alexa, come va? Bene, grazie. Stavo pensando che mi diverto proprio a trovare delle curiosità interessanti. Alexa, se vuoi raccontaci una rima. Non mi viene in mente nemmeno una rima. Alexa, raccontaci una barzelletta. Una pulce dice all'altra dopo essere uscite dal teatro: andiamo a piedi o prendiamo un cane? Ah, non ci ha fatto ridere. Alexa, che tempo farà a Firenze domani? Per domani, a Firenze, Italia, sono previste nubi sparse, con una massima di 15 gradi Celsius e una minima di 8 gradi. Alexa, parlami un po' in inglese. Po,
In inglese si dice Poe. Alexa, you speak English? So parlare diverse lingue e so tradurne molte di più. Prova a chiedermi di tradurti una parola o una frase in una lingua straniera. Alexa, cosa vuol dire washing machine in inglese? Wash machine, in inglese si dice wash machine. Alexa, cosa significa wash machine in inglese? Mi spiace, ho dei dubbi in merito. Alexa, cosa significa wash machine in italiano? Significa wash machine. In italiano si dice. Significa wash machine. Sì, Alexa, ma cosa significa la parola wash machine? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Che cazzo però, ragazzi, vabbè. Alexa, a quanti milioni e milioni dobbiamo arrivare a questo video? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Che cazzo. Vabbè, Alexa, è stato un piacere parlare con te e ciao. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ah, non trovi nulla, va bene. Allora, rimettiamo il muto. Alexa. Alexa ci ha detto un po' di cose. Se volete un altro video con Alexa, chiedetemelo e io lo farò se volete. Magari la prossima volta parliamo con questa, no? E magari ci sa dire più cose perché è più grande. Lei è minorenne e lei è maggiorenne. E, ragazzi, se siete arrivati fino a qui, vabbè. Commentate con io parlo con Alexa e se arriviamo a 100.000 mi piace a questo video, ragazzi, se arriviamo a 100.000 mi piace a questo video farò un altro video con Alexa o magari un video di cucina, insomma ditemi voi. E popolo di YouTube, arrivederci e a un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!